la macchina si comporta esattamente come se fosse in automatico, quindi tutte le trovagole attive, tutta la pompa moto attiva, però devo schiacciare avanti e indietro per poterla far andare la macchina, e la velocità massima è limitata a 5, quindi se vado col potenziometro massimo vedi che la velocità è molto precisa, 2,3, 2,4, quindi fino al decimo posso controllarla e arrivo al massimo a 5 colpi. In questo caso avrò tutto il cellulare che rimane identica a quella dell'automatico, come faccio? Sempre il contatore, il nastro di flusso vedi che rimane identica all'automatico, la pagina delle temperature rimane uguale, quella del settaggio anch'essa rimane uguale. Il semiautomatico viene utilizzata per il cambio stampi ed è l'unica modalità in cui aprendo la porta io posso far andare la macchina. La macchina la muovo con la porta aperta. Questo perché durante l'installazione degli stampi ho bisogno di muovere la macchina da una parte e dall'altra, okay? Senza dover continuamente chiudere e aprire la porta. Questo è tutto.